Eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo in diretta per la seconda parte della diretta. Allora, adesso entriamo nel vivo della diretta e dell'argomento di questa settimana. Quindi, per non farvi perdere quello che sto dicendo, ricondivido la diretta all'interno del gruppo così potete vederla anche da lì. Quindi, un attimo solamente, che provvedo subito. Eccoci qua Allora, ragazzi, siamo di nuovo. no, sta parlando il mio video qui, lasciamo stare. Allora, Rosalba, mi fai un favore? Condividi la diretta all'interno del gruppo, così evito di doverlo fare io, ok? Io faccio solamente reinvio l'invito, così abbiamo di nuovo tutto quanto il collegamento ripristinato. Ok, perfetto. L'argomento di questa sera ve l'ho anticipato nella diretta introduttiva. Come avete visto, ho spezzettato queste dirette per far sì che potete vederle in più tempi, ok? Senza che dovete ovviamente sorbirvi un'ora di diretta, ma in questo caso avete 5 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti massimo, che giustamente sono molto 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 più gestibili rispetto a una diretta che in pratica è molto molto più lunga, quindi è molto meglio così. Finisco di invitare. Ok, penso che ho fatto. Perfetto, allora vi stavo parlando di questo argomento. In questi giorni vi ho postato all'interno del gruppo una frase molto molto bella che fa veramente troppo la differenza se riuscite a comprenderla per bene. La frase è questa, dice così: la motivazione dipende dai risultati e non viceversa. Che significa tutto questo? Significa che troppe volte sentiamo dire che tu, se vuoi ottenere un risultato, devi essere motivato. Ci vuole, sai, la motivazione giusta, ci vuole la mentalità giusta, devi fare quelle cose della PNL, ci devi credere forte, forte, forte. Insomma, non è così. Non è il risultato, cioè, non è che la motivazione, se manca, ovviamente tu non ottieni il risultato. La motivazione, giustamente, tu ce l'hai se riesci a ottenere il risultato. Moltissime persone infatti mi hanno contattato e mi hanno detto: Ottavio, io ormai sono completamente, ho perso la motivazione, stavo per dire smotivato, ma non esiste smotivato, ho perso completamente la motivazione, ho fatto tantissimi corsi di 7 giorni, di 14 giorni, eccetera, ma non, purtroppo non ho trovato comunque un equilibrio mio, non ho trovato il giusto metodo, la giusta tecnica, i giusti strumenti per riuscire a eliminare la balbuzia. Insomma, Ottavio, non ci credo più. Credo che effettivamente non si può smettere di balbettare. Io dico, effettivamente c'hai ragione, perché è difficile che tu possa avere la motivazione giusta per rimetterti in gioco, per ricominciare da capo un percorso nuovo, se giustamente non hai ottenuto risultati in questo campo. È veramente impossibile, anzi, cioè io comprendo benissimo questo fatto qua, perché io stesso, di corsi che ne ho fatti veramente tanti, posso assicurarvi che è normalissimo che si perda la motivazione. Il punto è che siamo troppo, troppo, troppo condizionati spesso da questi guru che escono all'improvviso e ci dicono no. Tu devi crederci, devi essere motivato prima di ottenere il risultato, perché il risultato dipende da quanto sei motivato, ma in realtà non è assolutamente così, perché è normale che se io parlo bene sono molto più motivato a continuare a intraprendere questo percorso, ad andare sempre avanti in questo percorso. Federico, ciao. È normale questo fatto qua. Il problema è che se noi andiamo a confondere quello che è il risultato e quello che è la causa di quel risultato, giustamente noi ovviamente andiamo assolutamente a perdere tantissima, tantissima energia. Ora,
il motivo di questa diretta e il motivo di questa frase è proprio questo: farvi comprendere che dovete veramente stare molto attenti a quelle cose che vi propongono con la PNL, con la motivazione personale, questi fatti qua, perché la motivazione è importante, ma la motivazione dipende sempre da quanto noi abbiamo incominciato a ottenere risultati nel percorso che abbiamo appena intrapreso. Ok? Questo è il fatto. Se noi giustamente continuiamo a parlare male, se noi giustamente non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di sperimentare un primo risultato, giustamente continueremo sempre a pensare che non si può fare. Ed è per questo che è troppo importante che prima che si inizi un percorso bisogna sperimentare gli strumenti di questo percorso. E infatti quello che si fa con Libera le tue parole, prima di iniziare il percorso stesso, entrando nel gruppo, si iniziano a sperimentare gli strumenti tramite le risorse del gruppo e tramite anche tutto quanto quello che riguarda la full immersion di Libera le tue parole. Si sperimentano le cose, si incominciano a ottenere i primi risultati e poi dopo si sceglie di intraprendere il percorso, perché così funziona. Perché se tu entri in un negozio di scarpe, vuoi comprarti le scarpe, non è che ti compri le scarpe prima. Quello che devi fare è sperimentare prima, vedere se quelle cose vanno bene per te, vanno bene per il tuo tipo di balbuzie, cioè per il tuo tipo di pensieri disfunzionali che quindi vanno a caratterizzare la tua balbuzie. E una volta che hai fatto questo fatto qua, che hai cominciato a ottenere i primi risultati, scegli e hai gli strumenti concreti per vedere: sì, effettivamente questo è il percorso che fa per me. Altrimenti, giustamente, farai l'ennesimo corso di 7 giorni, di 14 giorni, 21 giorni o anche di un mese, dove in pratica perderai soldi perché in pratica non avrai avuto la possibilità di poter sperimentare se quella cosa andava bene per te. Quindi ragazzi, mi raccomando, qualsiasi corso o percorso volete fare, a prescindere da Libera le tue parole, ricordatevi sempre questo fatto qua, che è troppo importante che voi abbiate la possibilità di sperimentare. Se sperimentate, potete vedere se questi strumenti funzionano o non funzionano. Se non funzionano, ok, almeno ci ho provato. Ma se funzionano, potete veramente allora iniziare un percorso, ok? Perché senza avere la possibilità di provare, perdete tempo, andate alla cieca, vi comprate un qualche cosa a scatola chiusa, che non va bene, ok ragazzi? Cioè, è normale proprio che ovviamente bisogna sperimentare, ok ragazzi? E una volta che voi sperimentate, avete gli strumenti, e quindi tramite questi strumenti cominciate a ottenere i primi risultati, è normale che lì poi la motivazione sale, e quindi è normale che quindi poi potete comprendere che sì, la motivazione quindi crea il risultato. No, assolutamente, è il risultato che crea la motivazione, quindi potete comprendere sì che il risultato che mi farà aumentare la motivazione, sarò sempre più motivato a crescere sempre di più, a fare sempre meglio. Ragazzi, la vita è così. Quindi attenzione a questi corsi sulla balbuzia che adesso fanno pure le cose di PNL, perché non servono a niente, ok? Sperimentate, sperimentate, sperimentate. Se non sperimentate, ovviamente, farete l'ennesimo corso o l'ennesimo percorso dove in pratica butterete i vostri soldi. Se invece sperimentate prima, avete la possibilità di comprendere. Sì, questi strumenti fanno al caso mio, perché sto ottenendo effettivamente risultati. Con questi risultati la motivazione aumenta e quindi sarà un circolo sempre più virtuoso. Il che non significa che giustamente sarà una cosa facilissima, no, assolutamente. Vi dovrete fare un mazzo così, perché, ve lo dico sempre, quelle cose dei corsi di 7 giorni, 14 giorni, 21 giorni per smettere di balbettare non esistono, ve l'ho detto anche nella scorsa diretta. E anche il fatto che, per esempio, sì, ma io in pratica mi hanno detto che in realtà non è che io smetto di balbettare in 7 giorni o 14 giorni, ma mi danno gli strumenti. Sì, ma dopo che tu hai fatto questi, dopo che hai imparato questi strumenti, vieni seguito o devi pagare altri soldi?
vieni seguito da persone che veramente sono riuscite a smettere di balbettare, che parlano meglio di te, oppure poi dovrai confrontarti con i soliti gruppi di mutuo aiuto, oppure con persone che in pratica parlano come te, quindi balbettano come te, o anzi a volte balbettano peggio di te. E quindi dobbiamo comprendere anche questo fatto qua. Per questo, ragazzi, sperimentate prima, altrimenti veramente non sapete dove state andando. Ok, ragazzi? Quindi avete compreso che quindi non è la motivazione a creare il risultato, ma sono i risultati a creare la motivazione. Questa E la frase di questa diretta, ricordatevela sempre, sperimentate sempre qualsiasi cosa, perché così potete comprendere se veramente fa al caso vostro. Ragazzi, la diretta oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuta. Spero che vi siano piaciute, perché ne ho fatte tre. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, buona serata.